Bene, benvenuti a tutti. Iniziamo anche. È ora? Era le 10, due minuti prima. Vi do un po'. In anticipo, ma che bello! Comincia a fare lo spiritoso. Adesso che siamo in anticipo, è mezz'ora di ritardo. Allora, un cordiale saluto a tutti voi che avete accolto l'invito a partecipare a questo incontro. Nell'ambito delle iniziative che il Movimento Terza Età sta proponendo in questo 50° anno di fondazione, rientrano gli incontri che in ogni zona della nostra diocesi si stanno svolgendo e che hanno come tema riscopriamo e valorizziamo i nostri talenti. Con noi oggi abbiamo il piacere di avere l'ingegner Sabino Illuzzi, direttore Intesa San Paolo, presidente del progetto Speranza Onlus, che come testimonial ci parlerà della sua esperienza. Talenti, tutti abbiamo ricevuto talenti e questi talenti che abbiamo ricevuto sono un dono, tante volte ce lo scordiamo, li abbiamo ricevuti tutti. Sta a ciascuno di noi farli fruttare secondo le nostre capacità in favore degli altri. Il programma di oggi prevede che dopo l'intervento del testimonial ci sia un momento in cui porre domande o brevi riflessioni sul tema presentato da parte vostra, da parte del gruppo. Alle 11:15 finiamo l'incontro qui, pian piano ci portiamo in chiesa San Giacomo, dove sarà concelebrata la Santa Messa che concluderà l'incontro. Adesso passo la parola a Carlo Liganti e poi a Monsignor Franco Cecchini, che con il responsabile Cesare Manzoni, che è in fondo, e anche con Don Giulio, nostro assistente, ci introdurranno nel cammino verso il futuro alla luce dell'esperienza vissuta e testimoniata. La parola a Carlo. Secondo quanto ormai è nostra abitudine, iniziamo con una preghiera, per cui ecco Don Franco. No, state pure seduti voi, sono io per maggiore rispetto e emozione che ho. Quando si inizia un incontro c'è l'esigenza di una preghiera, soprattutto con il segno della croce. Però prima di porre questo gesto è importante che facciamo un attimo di silenzio, perché prima di rivolgerci al Dio di Gesù percepiamo che Lui ci anticipa. Se io penso, se ho le emozioni, mi muovo, è Lui che me le dà. Allora la preghiera e percepire questo e aprirsi a questo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Invochiamo Dio Padre nel nome di Gesù attraverso l'intercessione di Maria Vergine perché ci doni in un modo speciale lo spirito per questo momento di testimonianza nel 50° della Fondazione Movimento Terza Età. E però prima di dare la parola al uno dei due rappresentanti responsabili diocesani e quindi ricordiamo l'ARPA, mi piace richiamare il Vangelo di oggi. Perché? Perché nell'ottava di Pasqua il brano di oggi presenta l'ultima apparizione di Gesù. Ed è interessante perché colloca il significato di questa celebrazione, di questo momento che stiamo vivendo. Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. È apparso qui a Meda, a noi oggi. Cosa facciamo? Siamo convocati, c'è il rappresentante anche civile e ci fa piacere, no? E riprendiamo il nostro lavoro. Pescano, ma non prendono niente. Cosa avviene? Quella notte non presero nulla. Quando era già alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Capite? Siamo qui, ma non ci accorgiamo che c'è il risorto. Cosa avviene? Fortissimo. Gesù disse, figliole, ah ci sono le figliole qui, non avete nulla da mangiare? Gli risposero no. Allora egli disse, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. Cosa dobbiamo fare? Dare credito alla parola di Gesù. Non l'hanno riconosciuto. E hanno fatto una pesca abbondante. E solo il discepolo prediletto si è accorto che quello che aveva invitato a pescare, a riprovare, era Gesù. Il discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. È vinto adesso. Buongiorno a tutti. Prima di aprire ufficialmente il nostro incontro, ritengo che sia giusto ed opportuno rivolgere un pensiero, una preghiera al popolo ucraino, messo in ginocchio da un'aggressione violenta e immotivata. Il nostro pensiero va in questo momento a tutti i popoli oppressi dalle tante guerre che affliggono l'umanità, perché oltre a mietere vittime innocenti, le guerre spengono il pensiero, stracciano i sogni e uccidono il futuro. Saluto il dottor ingegner Sabino Illuzzi, saluto il signor sindaco, il dottor Luca Sant'Ambrogio, vi ringrazio per aver accolto il nostro invito. Inoltre voglio ringraziare l'amico Adolfo Meda e tutti coloro che hanno collaborato con lui per realizzare questo incontro. Questo è il quarto dei nostri incontri che stiamo realizzando e quindi, dopo i semi gettati con il convegno di apertura che abbiamo fatto il 20 di novembre a Milano e aveva come tema riscopriamo e valorizziamo i nostri talenti, oggi siamo chiamati a riflettere con la mente e con il cuore soprattutto, avendo sullo sfondo la parabola evangelica dei talenti, ma io dico anche del buon samaritano. Più
Più in particolare, l'incontro di oggi si propone di prendere in esame e di declinare nel nostro quotidiano, nella vita di ogni giorno, il sottotitolo del convegno di apertura: In cammino verso il futuro alla luce dell'esperienza vissuta e testimoniata. E qui avremo delle testimonianze. Il tema indicato dal Papa per la seconda edizione della Festa dei Nonni e degli Anziani, che quest'anno cadrà domenica 24 luglio, è: nella vecchiaia daranno ancora frutti, con il quale intende sottolineare come gli anziani siano valore e dono, invitando tutti a riconsiderare e a valorizzare i nonni, gli anziani, spesso tenuti al margine della società, perché secondo una logica puramente economica vengono considerati improduttivi. Dopo l'annuncio del tema, il Papa ha anche destinato alla vecchiaia 5 incontri di catechesi, da mercoledì 23 febbraio a marzo 30 aprile. E mercoledì scorso, se qualcuno è stato attento, ha ripreso ancora il tema della vecchiaia negli incontri di catechesi che fa. Quindi è importante per il Papa questa esperienza di vita e di fede, perché può contribuire a edificare società consapevoli delle proprie radici, capaci di sognare un avvenire più solidale. Prestare ascolto alla saggezza degli anni si rivela inoltre particolarmente significativo nel contesto del cammino sinodale che la Chiesa nel suo insieme, ma anche quella ambrosiana, ha intrapreso. Ritornando al tema proposto dal Papa, che cosa vuol dire nella vecchiaia daranno ancora frutti? Forse che la vecchiaia di per sé è un valore. Ma gli uomini non sono come il vino, che migliorano per il semplice trascorrere del tempo. Migliorano se nella vita trascorsa sanno mettere a frutto le esperienze fatte, le difficoltà superate, i problemi risolti. Questo è anche il senso di questo nostro incontro. Per dare ancora molti frutti è necessario trasformare l'esperienza in sapienza. Frutto dell'unione con Dio è la sapienza. E la sapienza conduce all'esercizio della giustizia in tutte le cose che facciamo. È come una luce che si accende sul volto, si intensifica in un rapporto di gratuità. Nella vita non c'è niente di meglio che desiderare e cercare la sapienza. Come la bellezza, del resto, la verità, la santità, la felicità. Può, quindi, la sapienza e deve essere cercata. Ma non è mai il semplice risultato di un progetto intenzionale. La sapienza non è una virtù, è un dono. È un soffio libero che spira e si posa dove vuole. Quindi noi però dobbiamo preparare il terreno. Se è un dono, dobbiamo preparare il terreno perché sia pronto ad accogliere questo frutto, questo dono. Questo, lo ripeto, è il senso dell'incontro di stamane. In cammino verso il futuro, alla luce dell'esperienza vissuta e testimoniata, con la sapienza del cuore, che ci rende linfa feconda dell'amore di Dio in una società avvelenata dall'odio, dalle guerre e dalle divisioni. Grazie. Prima di dare la parola a Sabino, devo dare anche il benvenuto a Denis Moretto come presidente della Caritas di Meda e rinnovare il benvenuto anche a Luca Sant'Ambrogio, sindaco di Meda, ma anche presidente della provincia Monza Adriana. Sabino Iduzzi da oltre 20 anni fa parte del management team di Intesa San Paolo. Negli anni ha ricoperto significativi ruoli nel gruppo Intesa. Dapprima è stato responsabile
della domanda di servizio e del coordinamento delle iniziative strategiche della società di servizi. Ha assunto poi la conduzione del programma pluriennale del gruppo, coordinandone i diversi cantieri realizzativi. Laureato con lode in ingegneria elettronica al Politecnico di Milano, prima di entrare a far parte del gruppo Intesa San Paolo, ha avuto esperienze professionali in primarie aziende multinazionali. È presidente del progetto Speranza Onlus. L'associazione Progetto Speranza svolge attività di assistenza morale e materiale per la promozione dei diritti di persone che vivono in stato di emarginazione e di disagio sociale. Si impegna nel favorire il loro inserimento nella società, promuovendo le condizioni che rendono effettivi i diritti personali e sociali di tali soggetti, al fine di garantirne lo sviluppo delle personalità. Lascio la parola a Sabino. Grazie dell'invito, per me è un piacere essere qui tra di voi. Spero di essere all'altezza rispetto alla presentazione che ha fatto adesso Rodolfo e alle considerazioni che ha fatto il nostro riferimento di territorio. Ma io non ho preparato un discorso, nel senso che non ho scritto niente e ci tenevo a rendere questo momento di dialogo con voi, no? Rispetto, sì, io parlerò della mia vita, come mi è stato chiesto, ma poi ci tengo molto a dialogare con voi. Come diceva Adolfo, sono ingegnere, sposato, con 3 figli, addirittura la prima figlia ha 2 bimbi, quindi sono anche noto, con 2 nipotini. No? Quello che posso dire in termini generali, prima di parlare proprio degli aspetti specifici della vita, che ho sempre cercato nella mia vita di vivere, come dire, con un senso, cioè avere una vita piena. Questo un po' da sempre, da quando ero adolescente fino ad oggi, sono abbastanza inquieto alla ricerca sempre del senso delle cose, e in questo è stato, credo, fondamentale la mia formazione cristiana, no? Sin da giovane nell'oratorio, in famiglia, nella parrocchia. E altra considerazione prima di entrare nello specifico, che nella mia vita sono stati determinanti gli incontri con alcune persone, cioè io ho sempre privilegiato il rapporto, la relazione con le persone, perché non solo come arricchimento personale, ma perché alla ricerca di rapporti veri con le persone, utili poi per identificare la propria strada nella vita. No. E poi magari farò degli esempi rispetto alla vita. Ero tentato di parlare di me dividendo la giovinezza rispetto all'età matura, all'età adulta, però capisco che può essere schematico. Allora, magari riprendo invece i vari percorsi della vita. Parto dalla parte, diciamo, più semplice, gli studi, no? Per me gli studi sono determinanti perché è stata un'occasione proprio per formarmi, per entrare nella vita attrezzato dal punto di vista proprio delle conoscenze, della sapienza di cui si accennava prima, quindi ovviamente dopo la scuola dell'obbligo, il liceo qui vicino a Desio e poi ingegneria al Politecnico di Milano. È interessante come in questi studi, come dicevo, sempre la ricerca di un senso delle cose, di rapporti, e ho intercettato tante esperienze. Per esempio, è interessante, quando sono entrato nel liceo, era la fase successiva a 68, in cui c'era ancora qualche, diciamo, residuo di questa volontà di cambiare il mondo, e mi sono incrociato con i giovani molto più grandi di me, che stavano finendo il liceo e che o facevano occupazioni, circoli culturali, collettivi culturali, così via. Interessante perché? Perché è stato per me un immergersi in un mondo nuovo, perché venivo dalla provincia, cioè da Cesano Maderno, dove io vivo,
sono entrato in un contesto molto più ampio, no? E con gente molto, diciamo, già preparata dal punto di vista dell'elaborazione del progetto sociale, del progetto politico. Però non mi sono trovato a disagio, nel senso, è stato interessante, perché incontri delle persone e la formazione cristiana, cioè quello vissuto in famiglia, in parrocchia, è stato interessante, perché, utile, perché? Perché all'inizio affascinato da questo impegno di questi giovani, d'altra parte però, vivendo questo impegno, mi sembrava che scadesse un po' nel vivere questi momenti di sviluppo culturale, di continua assemblea, dibattito, alla fine con un po' di intolleranza, perché io poi venivo dalla provincia, quindi cercavo di usare il buon senso nell'affrontare le questioni del liceo, le problematiche organizzative, i corsi di studio e così via. Dall'altra parte mi scontravo con una forma di massimalismo che mi lasciava perplesso. Dopo un po' ho deciso che io non intervengo più nell'assemblea, tanto dico le cose. Voi siete sempre dritti rispetto a un pensiero unico, forse non conviene che discutiamo, perché è stata un'esperienza molto, molto stimolante, molto formativa, e però mi ha consentito di non solo di attrezzarmi, ma anche di cominciare a scontrarmi con le dinamiche sociali e con, se volete, con le dinamiche politiche, no? Cioè intese in senso non partitico, no? Poi invece all'università è stato interessante perché ho incontrato nell'università giovani impegnati anche in realtà ecclesiali, in particolare quando c'erano le elezioni universitarie, e lì ho incrociato persone che avevano l'esperienza, per esempio, di Comunione e Liberazione, cioè un'esperienza molto vivace nel mondo universitario. È stato per me anche quello un incontro decisivo, perché probabilmente la mia era una formazione cristiana, ma un pochino, come dire, tiepida dal punto di vista dell'impegno nella vita ancora, perché ero inquieto, interessato a una vita piena, ma rimaneva un interesse incapace di trovare delle forme espressive dei luoghi, degli ambienti in cui... Invece lì vedevo della gente che teneva insieme questo desiderio con delle forme di impegno nel contesto, per esempio in quel caso, universitario. Quindi è stata un'esperienza per me molto stimolante. Poi, ovviamente, proveniendo un po' dalla provincia, è chiaro che il desiderio di concentrarsi sull'ottenere il risultato, quindi laurearsi in corso, senza andare a parcheggiarmi nell'università, cercando di attrezzarmi studiando seriamente e quindi laureandomi in ingegneria. Dopodiché, a questo punto, si conclude la fase, diciamo, degli studi, e entro nel mondo del lavoro, faccio la famiglia e così via. Ecco, è interessante in questo periodo, però, questi incontri mi hanno portato a una forma, mi hanno rilanciato nella comunità dove vivevo, Cesano Maderno, in termini anche di impegno in qualche cosa di concreto, non solo nell'oratorio con i nostri giovani, con i giovani e gli adulti, ma anche avevo un interesse per lo scrivere, e a questo punto ho cominciato a scrivere sul Cittadino, no? la pagina cesanese, no? Seguendo, pensate un po', la cronaca politica. Seguivo i consigli comunali, così. È interessante perché anche lì è nato un rapporto con le persone che facevano politica, no? Perché non era solo il riportare il dibattito che avveniva nei consigli comunali, no? Ma era un'occasione per costruire rapporti a 360 gradi, no? Tanto che a un certo punto mi hanno chiesto le persone della vecchia DC, c'era ancora la vecchia DC, perché non ti coinvolgi con noi, e mi hanno chiesto di entrare nel consiglio comunale. A questo punto c'è stata anche questa parentesi, questa esperienza interessante, diciamo, subito dopo aver finito gli studi, aver cominciato a lavorare, aver messo su famiglia, come si dice, c'è stata questa cosa difficile da conciliare, però ho detto, mi sembra stimolante, poi c'erano dei rapporti con queste persone, e allora ho accettato di candidarmi, ho fatto per 10 anni l'amministratore di Cesano Maderno dal 1990 al 2000.
E lì anche questo è molto interessante, perché ho avuto modo di vedere questo, quello che dico sempre: incontrare la gente, ascoltare la gente. Mi sono occupato di varie cose, dai servizi sociali alla programmazione economica, e incontrare queste persone, capire i problemi veri e, se volete, le dinamiche di un paese, di una città, no? Come funzionano, no? Quindi io direi, da alcuni punti di vista, come gira il mondo nelle nostre realtà, no? Le varie realtà associative, le forme di impegno, le società sportive, quindi esperienza estremamente formativa, no? E, tra l'altro, in quel periodo, e qui dico, non vado secondo uno schema predefinito, no, incomincio, oltre che, diciamo, questa forma di impegno, un rapporto diverso, no, con il mondo della parrocchia, no? In cui inizi anche a coinvolgersi nelle varie realtà della responsabilità, fino a che a un certo punto arriva anche qui un incontro importante con il nuovo parroco che arriva a Cesano Maderno intorno al 2011, che è Don Flavio Riva, no? E perché è importante? Perché a un certo punto, dialogando con lui proprio sulla questione della vita, cioè come vivere, come dire, pienamente la vita, cioè incontrare Cristo sì, ma dentro la vita, cioè in modo che dia pienezza e contentezza nel vivere, altrimenti la vita sembra sempre una somma di impegni faticosi, con lamenti continui e così via. Allora la discussione è fatta con lui, cioè il confronto con lui è arrivato alla questione: ma come teniamo insieme vita e fede? Come ci possiamo aiutare, no, nelle nostre comunità? Interessante, perché lì questa questione qui ci ha portati a sviluppare un rapporto tra di noi significativo, tra me e mio parroco, che poi era anche decano del decanato di Seveso, era ancora, non c'era ancora Seregno, no? E siamo andati, abbiamo deciso, ma andiamo in diocesi a capire, ma come ci si può aiutare nelle nostre comunità a tenere insieme la vita con la fede, non avere due mondi, il dualismo, no? Cioè da una parte ci sono momenti della parrocchia, i sacramenti, gli impegni, e dall'altra parte c'è la vita, la famiglia, il lavoro e così via. E allora da lì un'altra questione, cioè ci siamo incrociati, siamo andati in diocesi, abbiamo incontrato le persone che seguivano la pastorale sociale in quel momento, c'era ancora Don Eros Monti, Monsignore Eros Monti, e l'arcivescovo, abbiamo parlato con loro, abbiamo cominciato un confronto, da lì è nato un dialogo molto continuativo con le persone che seguivano la pastorale sociopolitica in diocesi, ed è nato un cammino, perché poi è arrivato Don Walter Magnoni, che è responsabile di quella pastorale, è arrivato Don Luca Bressani, e poi sono i vari arcivescovi, prima l'arcivescovo il Cardinale Scola, e poi è arrivato il Monsignor Del Pini, no? E questo lo dico perché anche lì è stato quell'incontro con Don Flavio che ha aperto un percorso della vita interessante, no? Di impegno, in questo caso nell'ambito sociopolitico, che io tra l'altro avevo, cioè, fatta la prima esperienza, poi dopo 2000 ho detto non si può fare la politica e, nell'ambito dell'amministrazione comunale, il lavoro, la famiglia, cioè, diventa complicato. Detto, l'impegno diretto interessante è una forma di impegno per la collettività, però può essere un lavoro, quindi visto che è veramente impegnativo fare l'amministratore, avevo in maniera consapevole deciso di evitare di legarmi ad un impegno continuativo nell'amministrare le città. Poi sono scelte di vita che si fanno, però l'interesse per la costruzione della città e del bene di una città mi era rimasto, e quindi incontrare persone impegnate nella diocesi in questi percorsi, in cui aiutare gli adulti a occuparsi di sociale, dell'animazione sociale e dell'animazione politica, è molto stimolante. Da lì sono nati dei rapporti con queste persone in diocesi e abbiamo cominciato a mettere in piedi delle iniziative utili, cioè sia per noi per fare questo cammino di tenere insieme vita e fede, che per le persone della nostra comunità, prima nel decanato di Seveso. Poi questa cosa qui è diventata contagiosa, perché allora il vicario della zona dice: ma è interessante, perché nel tempo, questa è un'esperienza che io ho avuto in questi anni, se le iniziative che noi facciamo e proponiamo non sono di interesse per noi, non aiutano noi a crescere, a fare un cammino di crescita della persona nella fede e di amicizia con le persone con cui facciamo, dopo un po' si esauriscono. Tant'è vero che c'erano le scuole
della formazione sociopolitica che si sono nel tempo progressivamente atrofizzate. C'erano quelle, la FISP, la formazione e l'impegno sociopolitico, che proponeva dei momenti, ma progressivamente si stavano esaurendo, cioè perché non veniva più nessuno, ma loro stessi che proponevano erano demotivati. Allora dico, invece lì, ripartendo dalla questione di fondo, con chi era impegnato in diocesi e quindi con le varie comunità, i parroci, allora si è cominciato a fare delle proposte più molto per sé, come cammino per sé, tipo i momenti di preparazione della Quaresima piuttosto che dell'Avvento, e questa cosa qui ha trovato l'interesse delle persone impegnate nell'ambito politico, per esempio nelle amministrazioni della nostra città. Quindi abbiamo cominciato a lavorarci insieme a livello di decanato di Seveso e poi questa cosa si è estesa ed è diventato un cammino, un percorso che stiamo facendo a livello di tutta la zona qui. Quindi tutti e sette i decanati, hanno detto ma interessante, ci aggrediamo, e alcune persone di questi decanati si sono coinvolte in questo cammino. Quindi per dire che anche lì quell'incontro è stato decisivo per un percorso di impegno, tant'è vero che oggi, e qui c'è il sindaco di Melendo, che è presidente della provincia, proponiamo a livello di zona dei momenti di preparazione sia alla Pasqua che al Natale, proprio di riflessione per accompagnare le persone impegnate, e una volta all'anno riprendiamo con il nostro arcivescovo un dialogo proprio sui temi e le sollecitazioni, le preoccupazioni che lui esprime nel discorso di Sant'Ambrogio. Lui viene qui sul nostro territorio proprio e ci tiene, vuole ascoltare per dialogare con i nostri amministratori, i nostri sindaci, i nostri decine e decine di sindaci che partecipano. E poi siamo tra l'altro qui, ringrazio Luca perché ospitati, quindi come proposta, nella sede in cui, nella casa dei comuni, che è la sede della provincia, no, di Montebrione. No, quindi questo per dire una cosa, come da un incontro si è sviluppato un cammino, no, proprio legato a un'esperienza che si fa insieme di sviluppo della vita. Il lavoro, interessante il lavoro. Certo, una volta finito gli studi, sono entrato, come si accennava, da parte di Adolfo, in una grande, diciamo, società di tecnologia americana, IBM, in cui ho fatto una grandissima esperienza di, diciamo, anche con uno sguardo, una visione molto globale sull'uso delle tecnologie, parliamo degli inizi degli anni Ottanta. Poi però ho incontrato, quindi una bellissima esperienza, delle persone impegnate nella consulenza strategica, cioè aiutare le aziende a usare la tecnologia. E quindi mi ha affascinato queste persone che aiutavano negli anni Ottanta con un modello innovativo elaborato ad Harvard. Interessante, questo è molto utile per le aziende. Quindi mi sono coinvolto, sono entrato in questa società di consulenza strategica per un po' di anni, aiutando le grandi organizzazioni a usare la tecnologia per ridisegnare le aziende e per migliorare i servizi alla clientela. No, quindi per qualche anno mi sono occupato di questo, facendo la carriera di qui, incontrando tantissime realtà, che è molto interessante, perché il vantaggio di quel lavoro è che mi ha portato a incontrare tantissimi contesti aziendali e a sviluppare un rapporto, no, con i centri di pensiero del Nord America, in particolare del Massachusetts. E anche lì, nel frattempo, dopo qualche anno, incrocio un mio professore, con cui ho fatto la tesi al Politecnico, che era diventato presidente di una società di servizi per quello che allora era un gruppo bancario importante, che era Intesa, e che aveva bisogno di integrare altre banche, perché ha comprato Comit e poi ha fatto altre integrazioni importanti. E per fare questo aveva costituito una società di servizi, no, che si occupava di processi, tecnologia, amministrazione, immobili, di tutto. E a un certo punto mi ha lanciato la sfida, dice, ma tu che fai il consulente per le grandi, ma perché non entri lì dentro e ci dai una mano a integrare queste banche e farle migliorare nel funzionamento? E da lì è nata questa esperienza. Io francamente, un ingegnere che entra nel mondo delle banche, non mi interessa tanto delle banche, però ho detto, beh, ci provo al massimo, poi torno a fare quello che volevo fare nel mondo della consulenza direzionale, strategica.
In realtà ho notato che entrando le sfide sono enormi, mi sono occupato dell'integrazione, mi sono occupato di costruire dei centri dedicati al disaster recovery, cioè che consentissero alla banca di funzionare anche a fronte di un disastro, la caduta di un centro di calcolo importante. Mi sono occupato di garantire la continuità di funzionamento replicando l'impiantistica piuttosto che i processi, prevedendo la bilocalizzazione delle sale trading in due posti diversi per evitare che se c'è un disastro su una parte si può continuare a lavorare sull'altra. E poi mi sono occupato di mettere insieme le varie forme di sicurezza, cioè la sicurezza fisica, la sicurezza informatica e così via, eccetera, eccetera. Fino adesso mi occupo di quello che non si vede, cioè quelle che noi chiamiamo i back office, le operation della banca. Alcune migliaia di persone fanno sì che la banca possa funzionare. Quando voi avete il contante, c'è qualcuno che fa arrivare il contante nelle filiali, nelle macchine, piuttosto che quando avete un assegno, l'assegno viene processato, verificato, controllato, così via. Avete le carte, ci sono dei controlli, anche rispetto alle frodi, così via. Mi occupo di queste cose. Ecco, anche lì, cercando sempre delle nuove sfide, vivendo il mondo del lavoro con quella coscienza che dicevo prima, no? Cioè quella inquietudine, no? Quindi quando abbiamo cominciato a integrarci, a integrare Comit e poi a integrare San Paolo, il confronto con i miei colleghi è, ok, noi diciamo, perché il nostro presidente a suo tempo era Bazzoli, che è un cattolico impegnato nella vita, e lui ci incontrava dicendo che ritengo che io sono orgoglioso del mio lavoro perché questo mio lavoro, no, è un modo per contribuire al bene di tutti. Interessante, no? Perché vivere così il lavoro non è scontato, perché dopo qualche anno, io incrociavo, poi ero molto giovane, però incrociavo chi aveva 30 anni di banca, e insomma non era proprio così, cioè si veniva, molte persone vengono al lavoro, non dico scontente, però per fare il loro compitino e qualche volta anche neanche quello, perché nelle grandi poi organizzazioni, parliamo di più di 100.000 dipendenti, non è difficile trovare persone che poi alla fine trovano il modo per passare la giornata facendo poco. Però questa provocazione era molto personale, cioè vivere il lavoro, no, come non solo per fare le cose utili al funzionamento di un'azienda e per dare dei servizi ai nostri clienti, ma come contributo al bene di tutti, all'interesse generale. Da lì è nato un confronto con i miei colleghi, ma voi cosa ne pensate? Ma voi vivete così il lavoro? Da lì è nata una discussione interessante che è andata avanti per un po' di mesi, e da lì è nata l'idea di costituire un'associazione tra di noi, sia di questa banca, di Intesa San Paolo, ma anche di altri colleghi che vivono la responsabilità in altre banche, ed è nata questo desiderio di... perché è nato? Per questo stimolo, questa cosa qui che diceva il nostro presidente, con cui io tra l'altro avevo interagito su questo tema, e poi con un'altra questione, ci siamo accorti negli anni dopo la crisi, vi ricordate 2007-2008, la crisi Lehman Brothers, no? Che il mercato era diventato difficile e che i giovani che noi incrociavamo, perché nei colloqui di selezione, avevano in quel periodo, ma credo che forse non è migliorata tantissimo la situazione, cioè meno opportunità di noi. Allora diciamo, ma noi, soprattutto quelli più vecchi di me, che avevano magari 30 anni di banca, 35, avevano vissuto un periodo in cui c'erano tanti privilegi, adesso non so se posso usare questo termine, no? Legati al fatto di essere dei dirigenti bancari, no? Dei benefit. Dicevo, ma invece noi adesso incontriamo questi giovani che fanno fatica a trovare un lavoro, e il lavoro molte volte non è stabile, cioè prima di arrivare a una stabilità passano anni. Ho detto, ma noi non possiamo non interessarci di questa questione qui, proprio per il nostro contributo all'interesse generale. Allora dicevo, facciamo qualcosa. Da lì è nata l'idea di costituire questa associazione che si chiama Prospera, Progetto Speranza, no? Che
con i colleghi sia della mia banca che di altre banche, no? Abbiamo condiviso con amici, perché come vi dicevo a me piace costruire rapporti, relazioni interessanti con persone vivaci, vivaci, eh? Abbiamo fatto questa associazione per no profit, evidentemente, per creare delle opportunità per i giovani. Certo, ma noi che abbiamo ricevuto tanto dalla vita, perché confrontandosi con loro che hanno meno opportunità, è evidente che noi non è che siamo stati più bravi di loro, ma abbiamo trovato un contesto costruito da chi è venuto prima di noi che ci ha dato delle opportunità, quindi c'è un senso di responsabilità che noi non possiamo non avere, un po' quello che dicono gli anglosassoni quando parlano della logica del give back, no, quello che abbiamo ricevuto lo vogliamo ritornare, ma non per una logica solo, diciamo, di filantropia, ma proprio per il fatto che noi poi siamo cristiani e quindi, cioè, il nostro contributo al mondo è anche questo, cioè di costruire un mondo dove le persone possano vivere meglio, cioè contribuire al bene di tutti e anche il lavoro sia occasione di realizzazione della persona. Da lì nasce questa associazione che fa, che cosa fa? Fa dei momenti di orientamento perché aiuta i giovani a capire come funziona il mondo del lavoro. Organizziamo delle testimonianze presso i corsi universitari con i colleghi, no? Testimonianze, poi anche dei confronti, dei workshop. E l'altra cosa importante, per quanto diciamo direttamente impegnato nell'associazione, attiviamo dei progetti che aiutano a funzionare meglio le istituzioni, no? In cui ai giovani diamo la possibilità di fare un'esperienza di progetti molto significativi con borsa di studio, cioè si confrontano con esperienze vere in cui affiancano delle persone senior molto esperte che fanno quei progetti gratuitamente, perché sono dell'associazione, mentre a loro facciamo avere una borsa di studio e faranno un'esperienza molto formativa sul campo. L'esempio è più significativo di queste iniziative è presso gli uffici giudiziari, presso il sistema giustizia, perché nel 2011, incrociando la Pomodoro, che era presidente del tribunale, mi aveva parlato di un progetto, quello di far lavorare i giudici non più da soli, ma affiancati da un giovane, quello che noi definivano l'ufficio del giudice. Allora noi ci siamo, io sono appassionato di questo, detto, ma è interessante perché è un modo concreto di far funzionare meglio la giustizia, no? E allora abbiamo organizzato con lei un progetto di affiancamento ai magistrati milanesi, in cui abbiamo inserito 42 giovani con borsa di studio che abbiamo cercato in associazione bancaria e Camera di Commercio, che per 12 mesi hanno lavorato a fianco ai giudici proprio nel fare un lavoro serio, cioè esaminare questione su cui devono prendere un provvedimento, preparare la ricerca giurisprudenziale, un'esperienza per loro importantissima, con borsa di studio, che ha innalzato la produttività di questi magistrati, no? E la qualità dei provvedimenti e smaltito parzialmente l'arretrato. Questa esperienza, interessante fare con i giovani che hanno affiancato i magistrati, poi è stata recepita dal legislatore e adesso è possibile in tutti gli uffici giudiziari, in base ai numeri disponibili, accedere al tirocinio presso il tribunale piuttosto che la corte di appello, quindi è diventata una norma, cioè per me è interessante, un progetto sperimentale di Milano è diventato poi la possibilità per tutti negli uffici giudiziari, questi giovani, di fare questa esperienza che a detta sia degli avvocati che dei magistrati ha un valore pari a almeno 4-5 anni di esperienza presso uno studio professionale, questo per fare un esempio. L'altra cosa, proprio legata a questo rapporto con i giovani, che mi sembra interessante riprendere, che proprio per aiutare anche il mondo della finanza in cui io lavoro, vivo, a recuperare il senso, no, per cui noi facciamo finanza, facciamo banca, no, abbiamo attivato, quando l'arcivescovo parlava dei dialoghi di vita buona, ha lanciato questa iniziativa a Milano, io gli ho detto, è interessante questa cosa della vita buona, mi interessa, tra di noi colleghi in gran parte di Prospera, interessa la finanza buona,
cioè una finanza che non sia fine a se stessa, cioè che non abbia in testa solo, diciamo, il conto economico, che è importante per far vivere le aziende, perché se poi le aziende non hanno un conto economico che sta in piedi, poi alla fine sono un disastro, perché falliscono e distruggono posti di lavoro, no? Quindi è importante che stia in piedi. Però la finanza può essere utile per aiutare l'economia, aiutare lo sviluppo del lavoro, quindi da lì sono nati i dialoghi per la buona finanza. Ecco, e questa è un'altra iniziativa che è nata da questa inquietudine, no? Con i colleghi, seguiti da Bressan direttamente, dall'arcivescovo, che questa va avanti insieme adesso con il nostro arcivescovo Delfini, per confrontarsi sulle buone pratiche, cioè cosa può essere utile perché la finanza torni ad essere più propositiva rispetto allo sviluppo dell'economia, allo sviluppo del lavoro. E su questo abbiamo cominciato dei dialoghi con delle proposte. Una delle proposte, per esempio, è stata recepita lavorando con l'Università Cattolica, attivando un tavolo sul sovraindebitamento che è nata da un'esigenza specifica. La Caritas diocesana ci aveva segnalato un grosso problema qualche anno fa legato a persone che si indebitavano e continuavano a indebitarsi e andavano a finire in esperienze molto negative. Abbiamo studiato il fenomeno avvalendoci anche non solo dei colleghi di altre banche, di Banca d'Italia, dell'Agenzia delle Entrate, ma anche degli accademici, e abbiamo rivisto le procedure che usano le banche per valutare alcune casistiche, no? Alcuni casi di imprenditori, famiglie che hanno situazioni problematiche che ci vengono segnalate dalla Fondazione San Bernardino di Milano, che è legata alla Caritas, che segue questi casi di sovraindebitamento, per trovare delle strade, no? Non oscure, perché poi si entra in quei circuiti particolari dove entra anche la malavita. E quindi per dire un altro esempio di impegno che è nata da questa esperienza. Però questa è un po' la mia vita, adesso ecco, l'ultima cosa forse non ho detto, poi l'esperienza nel sociopolitico è andata avanti, poi nella diocesi mi è stato chiesto di entrare nel consiglio pastorale della diocesi, e quindi nell'ambito della nostra diocesi faccio parte del consiglio diocesano, in particolare con l'arcivescovo. I temi su cui lui mi chiede, tra virgolette, consiglio sono quelli dell'economia, della finanza e della pastorale sociale e sociopolitica. Bene, ringraziamo Sabino, questa è una testimonianza che ci aiuta a capire, di riscoprire e valorizzare i nostri talenti. Come dicevo all'inizio, tutti noi abbiamo ricevuto dei talenti, poi sta a noi vedere come fare a metterli a valorizzare e a farli fruttare per gli altri, non tanto per noi stessi, ma proprio per chi ci sta vicino, cominciando dalla famiglia, dalla parrocchia, dagli amici, eccetera. Ecco, io, se qualcuno, adesso darei la parola a voi, se qualcuno ha delle domande, delle delucidazioni, delle proposte, dei suggerimenti. Adesso, volevo chiedere... Vengo con il microfono. Grazie. Allora, sicuramente una spesa anche per gli altri. La mia domanda è questa qua. Allora, lei adesso ha 55... In realtà io ho 62 anni. 62? Complimenti. Allora, lavoro, non sono bravo. Allora, la mia domanda è, fra 10 anni lei come si vede? Il suo impegno, la sua, no, la sua carica, lei come si vede? E poi una cosa che c'ho dentro un po' che mi rode, perché, allora, il rapporto con le banche, insomma... Non è che sia una cosa così. Infatti quando ho detto, oh, devo andare a sentire un bancario, oh, povera me. Perché è un po' così, no? Adesso mi sono emozionata di questa cavolata. Mi è scappata la domanda. Ecco, questa qui è una cosa con la quale anche lei dovrà fare i conti prima o poi. E gli scappa la parola.
Niente, dai, se mi viene in mente della la storia del 10 anni, senz'altro. E poi no, mi chiedevo, questi giovani che voi aiutate, proponendo questa cosa che mi sembra interessante, no? La borsa di studio, quanti anni hanno? Nel senso che se uno c'ha già 30 anni e voi gli mettete lì, dai, fai un anno così, e poi uno ancora... Perché sai quanti giovani ho visto continuare a essere attratti da corsi di formazione, questo, quell'altro, su e giù, e poi uno alla fine è lì ancora così, che non ha il lavoro, che ha un sacco di titoli, e poi non ti prendono perché sei troppo titolato. Cioè, qualche volta succede anche così. No, un po'... ecco, questa è la mia scusa. Grazie. Va bene, vuoi rispondere domanda per domanda oppure partiamo dalle domande? No, poi, se vuoi rispondo anche subito. Ma io in realtà devo dire che non vedo la mia vita diversa tra 10 anni. Questo non vorrei sembrare presuntuoso, nel senso che già oggi la mia vita è un po' articolata, cioè non c'è una, diciamo, un aspetto totalizzante della vita se non quella inquietudine di fondo, nel senso che una delle cose che penso di aver imparato negli anni con l'esperienza è trovare un equilibrio tra i vari ambiti di impegno, cioè i miei colleghi, faccio un esempio così si capisce di più, a volte io quando discuto con i miei colleghi discuto perché li vedo un po', adesso lo dico in maniera, se posso permettermi, un po' brutale, un po' anonimi, cioè preoccupati di far bene il loro lavoro e di preservare se stessi, cioè certo fare bene il lavoro, far funzionare bene la banca, portare i risultati, ma poi alla fine si capisce che andando sotto sotto, cioè c'è questa preoccupazione di ruolo. La gratifica è poi alla fine avere un'ampiezza di responsabilità più ampia, preservare un certo status e così via, che è comprensibile, ce l'abbiamo tutti, ce l'ho io stesso, cioè è chiaro che non è che mi sono messo nel sottoscala nella vita dell'azienda, cioè mi sono messo in moto portando a casa dei risultati, evidentemente aspettandomi dei riconoscimenti, no? In coerenza con quello che è il contesto in cui si opera. Però non è questo il tema di fondo, cioè non si può vivere così, perché poi vedi preoccupati e gli anni passano, devo lasciare. Cioè, dobbiamo lasciare. Cioè, il nostro compito non è preservare all'infinito il nostro posto, il nostro ruolo. Anzi, io in questi anni, quello che sto pensando di cominciare a fare, perché tra qualche anno dovrò pensare seriamente anche a lasciare il lavoro attivo, no? Creare danno, no? La responsabilità. E tra 10 anni mi vedo, certamente, se arrivo alla risposta specifica, impegnato di più negli ambiti collegati, no? Chiaramente non avrò, tra 10 anni sarò in pensione, probabilmente mi interesserà mantenere qualche collegamento con qualche realtà aziendale, magari non operativamente, ma in qualche consiglio, società minore, ma soprattutto negli ambiti di impegno che accennavo. Per esempio, chiaramente, la parte della finanza, quindi dialoghi, dicevo, per la finanza che aiuta di più l'economia del lavoro, mi interessa molto e quindi vorrei continuarlo con l'impegno. E poi il progetto Speranza, di cui sono presidente. Lì noi cerchiamo di aiutare i giovani e poi certamente con tutti i nostri limiti, non è detto che poi sia così semplice trasferire questo scambio valoriale con i giovani, che a noi interessa in una sorta di patto tra generazioni, perché un giovane di 23 anni che viene a lavorare con uno dei nostri soci, che magari è un senior partner di una società americana di consulenza, non ci sarebbe capitato se non tra 20 anni di fare un lavoro del genere. Lui ha la possibilità di imparare, no? Di imparare anche dal punto di vista valoriale da persone che hanno una grandissima seniority della vita e aziendale. Quindi è una grossa esperienza. E quello che cerchiamo sono giovani che stanno finendo il loro ciclo degli studi, quindi che si devono preparare per il mondo del lavoro, però con una visione del lavoro realistica, facendo un'esperienza sul campo
e capendo come funziona il lavoro e quali sono gli aspetti da preservare dal punto di vista valoriale. Volevo fare due domande. Innanzitutto complimenti, ma qui ho una persona di un valore notevolissimo, ci dà una carica. Le due domande sono queste, veloci. Come è arrivato a scoprire il senso della vita? Perché è la caratteristica della sua racconto, della sua testimonianza dell'esistenza. Secondo, in una società liquida, in una società in cui c'è la post-cristianità, perché c'è secolarizzazione, eccetera, una società di pandemia e di guerra che mette in crisi tutto, come affrontare questa situazione? Brava, due domandine semplici. Ma la prima si confessa. Sì, la prima domanda rispondo subito, nel senso che, come dicevo, io sono stato consegnato, come direbbe Ratzinger, a una tradizione cattolica dove sono nato. Quindi questa cosa è stata inizialmente una sorta di, cosa di cui non ho merito, nel senso che sono nato in una famiglia, in un contesto cristiano. No, non ho merito io, perché mi hanno trasmesso, no, questa appartenenza alla Chiesa e alla fede. Ma la cosa che ha reso più incidente, si può dire questo, usare questo termine, la fede, è aver incontrato delle persone così. Cioè, aver incontrato, come dicevo, anche il mio parroco che mi ha sollecitato per vivere il cristianesimo non come forme, ma come sostanza, come aiuto alla vita, è stata una discussione non facile, cioè bella accesa, no? Però è quella che secondo me aiuta a mantenersi, perché poi incontrare persone così e continuare a incontrarle, perché io credo che tra noi dobbiamo dircelo, perché se noi continuiamo a impegnarci nelle nostre realtà in maniera stanca o in maniera, diciamo, quasi per abitudine, poi il rischio qual è? Di essere anche noi una sorta di luogo di impegno volontaristico. Invece a me colpisce sempre, sono un po' inquieto, quando dentro le varie realtà tu scorgi delle persone belle vivaci, allora cerchi di conoscerle, cioè scatta, io ho costruito tantissimi rapporti proprio per questo interesse verso le persone. Vi faccio un esempio. Una volta stavo tornando da Roma, incontro in Banca d'Italia, e sull'altra fila incrocio in aereo vedo che c'è Ferruccio De Bortoli che sta leggendo un libro. Allora, io curiosisco, c'è un giornalista, era ancora direttore del Corriere, dico, un giornalista che legge, non legge i giornali per capire cosa si, ma legge un libro tranquillo, cioè. Allora mi non sentiamo, allora mi incuriosisce, allora a questo punto faccio quello con la faccia tosta, gli dico dottor De Bortoli, posso fare una domanda? Lui è gentilissimo, allora c'era De Bortoli in aereo che tornava da Roma, io ero sullo stesso aereo, una fila a fianco, no? E mi sorprende perché lui sta leggendo, no, un libro e non leggendo i quotidiani, i giornali. Questo mi incuriosisce, allora glielo chiedo, gli dico, ma come mai lei non legge i quotidiani per vedere cosa scrivono la concorrenza, no? Questa battuta. E lui dice, no, a me interessa approfondire le questioni, leggere, eccetera. E da lì incominciamo a discutere sul senso della propria professione, lui come giornalista, io come uomo, diciamo, di banca. Da lì scaturisce, no, un interesse, ma cioè andare fino in fondo sulle questioni fa scattare un rapporto vero, non superficiale, di quello che ha incrociato il grande giornalista, gli fa la domanda e che torna a casa. No, nasce un rapporto, tant'è vero che lui aveva l'ufficio in via Solferino, io avevo una sede come banca in via Cernaia, che lì saranno 600 metri,
ci siamo dati l'appuntamento, vediamoci, approfondiamo queste cose, da lì è nata un'amicizia, sono andato nel suo studio, ho preso un caffè, è nata un'amicizia. Questo per dire che gli incontri nascono anche da una curiosità, da un desiderio di approfondire il rapporto con persone che ti sembrano significative. Quindi per me sono importanti i rapporti, cioè continuare ad avere il desiderio di entrare in rapporto con persone vivaci, nella fede o nella vita, perché secondo me le persone vivaci nella vita hanno questo desiderio, questa ricerca di senso. Io vedo molti che sono impegnati in Prospera, non sono cattolici, ma hanno un desiderio di cercare, sono alla ricerca, non so se si può usare questo, sono alla ricerca. Allora, persone alla ricerca ce ne sono, quindi sia persone tra di noi e persone alla ricerca, e dialogando con loro, secondo me, ci si aiuta a camminare, cioè a mantenere viva, altrimenti la fede diventa, a mio avviso, una cenere che sta, come dice Papa Francesco, che conserviamo in qualche pinacoteca e così via. La cenere, mi sono perso, la seconda dice. In questa situazione in cui siamo bloccati tutti, perché c'è una società liquida, siamo in una società post-cristiana, in una società dominata dalla violenza che mette in crisi tutto. Allora, io non ho risposte, quello che posso dire, quello che aiuta, aiuta me, quello che posso dire, ciò che aiuta me, no. Non perdere di vista la vita vera che si vive, se noi, io per esempio sono un po' infastidito, lo dico francamente, no, da continui confronti, dibattiti, no, anche sui media, sulla televisione, in cui si approfondiscono cose dando continue informazioni, facendo vedere immagini di violenza e così via. Ok, il mondo è fatto anche di queste cose, ma non è questa tutta la realtà, cioè nel senso che nella nostra vita, perché non si può ragionare pensando solo ai massimi sistemi, a quello che avviene nel mondo. Cioè, per me è importante essere radicati nell'esperienza particolare che si vive. Perché se uno sta nell'esperienza, parlo per me, beh, quella ti aiuta ad andare avanti comunque. Perché il male, le guerre, ci sono sempre state. Ma io credo che la nostra responsabilità è quella di custodire la speranza in questo senso, perché radicarli tra di noi, nella vita della nostra comunità, nel lavoro che facciamo, continuando a fare bene il nostro contributo nel lavoro, nel sociale, nella famiglia, per me è quello che costruisce nel tempo. No, la mia voleva essere solo una riflessione, frutto sì o no, ognuno di noi si darà la risposta, però quello che è fatto. Io penso ai giovani, che anche se sono talentuosi, ce ne sono dei giovani talentuosi, non possono mettere a profitto i loro talenti, perché in una società, come diceva lui, liquida, senza lavoro, senza prospettive, il giovane a volte si sente anche molto demoralizzato. È vero, i massimi sistemi dicono tranquillo, prima o poi lo troverai, riqualificati, fai delle, non so, ti do una mano a fare, però comunque a volte i talenti io devo metterli da parte, perché se io ho un talento del tipo mi piacerebbe fare, che ne so, il tappezziere, facciamo finta così, ma di tappezzieri non si può fare perché non c'è posto e mi tocca fare un'altra cosa. Quindi i talenti, il rapporto all'esigenza della società, a volte purtroppo dobbiamo metterli da parte, non noi anziani. Sì, in aspettativa di qualcosa. Lei ha avuto una vita bella, ma quanti possono avere? No, ma dico, quanti hanno questa possibilità, soprattutto in un mondo che è cambiato tantissimo, questa era solo una riflessione. Ok, no, è interessante, non vorrei che passasse come una esperienza privilegiata, mi spiego,
In questi anni stiamo facendo delle azioni che noi chiamiamo di mentoring, cioè cosa vuol dire? Dei giovani che stanno finendo il ciclo universitario, purtroppo io conosco quelli, poi... Cioè, io ho detto da pezzo perché... Poi sul territorio, ma adesso sono persone che fanno tutti gli esperti. Allora, queste persone che incontro molte volte hanno questo limite. Cioè per me è un limite, cioè pensare che la questione sia trovare il lavoro corrispondente al proprio talento. No. Invece dico, attenzione, il mondo del lavoro è quello che è, non è che lo determini tu. No. Ma quelli, i talenti che hai tu sono cose tue, che rimangono valide anche dopo, perché c'era un giovane, proprio faccio un esempio, che aveva in mente di entrare di qui in una società finanziaria di qua, di giù, di su, ed era indeciso tra loro. Ma lui aveva un orizzonte limitato, gli ho detto, sì, interessante, si può perché lì fai un po' di più. Ma tu che sei giovane, stai finendo, ma se vuoi capire le dinamiche, lui gli interessava la finanza, non devi andare, secondo me, ma vai a fare un'esperienza più grande, che ti apra l'orizzonte a 360 gradi, e dopo poi questi talenti li metti in gioco, però devi avere il coraggio di metterti in gioco, cioè di non fermarti, ma il mondo è difficile, c'è sempre spazio. Prego, prego. Io tante cose belle che hai detto, però non ho capito non volevo parlare degli altri di terza età, e che c'è una bella disorganizzazione, nel senso che sono gruppi autonomi. Allora la domanda è questa: come riusciamo, qual era il meccanismo che tu hai usato dicendo noi facciamo progetti per far funzionare meglio le organizzazioni? Io ho l'esperienza di un anno, perché tra l'altro facciamo gli auguri ad Antonietta, che oggi penso che compie gli anni, la responsabile del movimento Terza Età, oggi compie gli anni, 90 e qualcosa, per cui molti dei Serenio non sono presenti. 93. Quanti? 93. Non sono presenti perché appunto sono andati a fare la festa ad Antonietta e sono venuta io. Però il problema che io mi pongo da questo sei mesi, un anno che parlo, come ha detto, di fare questa cosa, insieme aiutandoci fra di noi, la cosa che capisco è che non c'è il desiderio di organizzazione, ma un desiderio di mantenimento del tipo proprio. Il problema qual è? Che questo fatto non apre a nuove adesioni. Perché fra quelli morti di Covid e quelli che hanno paura di uscire di casa ci siamo salvati in poche, no? E c'è molta difficoltà. Nonostante che il nostro parroco, e vuol dire, lo dicevo prima la signora qui, Bianco, facciamo il programma mensile, lui lo mette sul bollettino settimanale, addirittura se facciamo qualcosa magari un po' più particolare, un po' più organizzato bene, lo dice anche alla predica, giovedì ragazzi c'è questa roba qua, e a volte partecipa perché è interessante, per cui come qualità diciamo c'è, non si riesce però a sfondare in una cultura di tenersi noi, cioè guardiamo l'altro, il giovane che ha difficoltà, quell'altro che... Troviamo le scuse, ecco, diciamo così. Io vorrei non trovare le scuse, ma strumenti. Allora, faccio un esempio concreto che riguarda la Corte di Appello di Milano. Adesso, con il Presidente della Corte, il Dottor Rondei, ci siamo confrontati col tema analogo, cioè loro sono organizzati per sezione e c'è bisogno di migliorare il funzionamento, però non si schioda la questione perché i presidenti di sezione hanno una fortissima autonomia eccetera eccetera e non vogliono mettersi in discussione. Allora abbiamo trovato come metodo proposto, e questo vale un po' in generale, il primo, coinvolgere tutti attraverso forme strutturate di confronto e di ascolto sui problemi che ci sono, e abbiamo avviato questo tipo di indagine. Secondo, portare un punto di vista esterno,
perché altrimenti se la giocano, se la suonano tra di loro e poi vengono fuori gli schemi, le tensioni, la storia degli anni e compagnia. Quindi il punto di vista esterno prospera con i giovani, in questo caso fondamentale, è un soggetto esterno che porta un punto di vista esterno e strutturato e con esperienze qualificate. Terzo, avere la pazienza di affrontare un programma che non è dall'oggi al domani, ma che richiede mesi, come stiamo facendo per esempio nella Corte di Appello di Catania. Faccio un esempio per dire, è un esempio che abbiamo sperimentato nella Corte di Appello di Milano, ma anche in altre istituzioni su cui abbiamo coinvolto dei giovani. Per la terza età, si spera di invecchiare, ma non ho. E la più interessante è che noi allora ci lamentavamo dei nostri anziani, no? Cioè, non c'è, mio padre non c'è niente, però la cosa bella è che credo hanno posto in noi una passione per la vita, no? Ci hanno consegnato un sentimento della vita, come dicono i pedagogisti, no? E quel sentimento della vita lì è fondamentale, che è il compito nostro. Se noi trasmettiamo un sentimento della vita che è fatto sulla lamentela, sulla rivendicazione, sulla recriminazione, diventiamo radicalmente distruttivi, peggio di Putin in Ucraina, insomma. Occorre anche ai giovani consegnare un sentimento positivo della vita, no? Appunto aiutando a valorizzare le loro qualità e innestando in loro quella cosa che tu dici che piace molto, l'inquietudine, no? Papa Benedetto diceva che il compito della Chiesa in Europa era risuscitare l'inquietudine dentro. L'inquietudine è fondamentale. C'era un mio insegnante che diceva che la fede non è un tranquillante dell'anima, non è il tavolo dell'anima, ma è l'inquietudine della ricerca. Gesù di sotto dice: donna, perché piangi, chi cerchi? Che è la prima domanda che ha fatto i discepoli, che cercate, chi cerchi? Cioè mettiti dentro un cammino, e questo vale per tutti gli istanti della vita, per tutti i momenti della vita. Quindi io credo che sia importante consegnare inquietudine, passione e soprattutto un sentimento della vita dove ti preoccupi del bene di tutti e non sei preoccupato soltanto di te. Perché anche noi che diventiamo anziani, e io sono ancora un anziano giovane, se vogliamo chiamarmi, no? Ma vedo, e lo dico in maniera brutta. Come ti chiami? Don Giulio, sono il prete della parrocchia. Don Giulio. Cognome? Cazzaniga. Siamo preoccupati. Complimenti. Siamo preoccupati soltanto di noi stessi. Tutti noi. Preoccupati di noi stessi. Della nostra pensione, se abbiamo preso 5 euro in più, 5 euro in meno. Che va bene, eh? Siamo. Dicevo prima adesso a Cesare, pensiamo agli anni 80 così in Lombardia, agli anni 80, abbiamo in mente terrorismo, attentati, di tutto di più, no? Ecco, ogni tempo, ogni storia è difficile, non c'è mai, no? E sinceramente nessuno ha trovato le porte più pianate, non lo so, però occorre suscitare nei ragazzi la capacità di mettersi in gioco, ma perché noi gliela consegniamo, questo è il nostro compito. Se noi ci rassegniamo tutti il nostro particolare, è finita. E questa allora l'inquietudine, secondo me, è la molla di tutto. E l'ultima cosa, avere un'intelligenza, che anche qui non vuol dire semplicemente la capacità di capire le cose, perché è quella vera, ma è la capacità di stabilire appunto relazioni, di legarsi insieme, di creare legami con le persone e di ricevere da altri, non assolutizzare il mio punto di vista, ma essere capaci di dire: guarda che c'è uno sguardo diverso. Sono occhiali diversi per leggere la realtà. E questo è bellissimo, no? In un ambiente tipicamente tecnocratico, fondato sul guadagno, sul profitto, no? Una presenza umana cambia tutto. Cambia radicalmente tutto. Umana perché è ciò che colpisce l'altro, no? C'era uno studioso che diceva che ciò che era di grande, che colpiva in Gesù, non era il suo essere religioso, ma il suo essere umano. E questa è una cosa che possiamo portare in ogni ambiente in cui siamo. Se la portiamo, aspettiamo un sentimento diverso della vita. E quindi grazie per la testimonianza. Io una cosa sulla questione dei talenti, però voglio dirla. Cioè, ogni tanto i giovani che conosciamo hanno il problema, ma in quale direzione? Ma il mondo del lavoro è difficilmente decifrabile. Se tu entrerai tra 3 anni, 5 anni, non preoccuparti di come sarà il mondo del lavoro, perché ne discutavamo proprio con persone che hanno tante esperienze come me in azienda. Cioè, tu quale passione e talento pensi che sia interessante sviluppare? Ma concentrati su quello. Tanto poi il mercato del lavoro tra 3 anni magari cercheranno i filosofi, non gli ingegneri. Però quello che distingue non è la preparazione, perché altrimenti
io posso assumere un ingegnere indiano che ha le stesse preparazioni, la stessa preparazione di un ingegnere italiano. Ma cosa può distinguerlo? Può distinguerlo la passione, cioè il gusto delle cose che fa. Allora, se uno è appassionato e si mette sulle cose con questo gusto, si capisce la differenza. Capito? Cioè, e noi siamo troppo pieni, lo dicevo quando discutiamo tra noi, di persone che sono preoccupate di essere dei bravi applicatori. Ma quello che ha distinto sempre le nostre comunità, le nostre persone, i nostri artigiani, non è la capacità di applicazione, ma la creatività, la passione, il gusto, capito? E queste cose qui vanno preservate. Perché il mondo è difficile, ma quando c'è il talento e la passione, il gusto di mettersi in gioco, secondo me, per quello che vedo tra i giovani che noi incrociamo, alcuni sono decollati. Cioè, interessante. Io volevo dire, quando accennavo alla situazione attuale, non era in senso pessimistico, ma realistico. E nella mia esperienza, intanto complimenti con fratello, il rapporto più vero che opera qualcosa di grande è l'empatia. Se io mi rapporto con le persone per dare qualcosa, per comunicare, per dire delle cose, non serve. Se io entro e impasco, patire con, vivo il vissuto dell'altro, lo faccio mio e mi relaziono, avvengono cose straordinarie. Direi che abbiamo ricevuto. Vorrei sentire una testimonianza delle due persone che abbiamo citato, che hanno accettato proprio un flash su come hanno messo a punto, come hanno fatto portare il loro talento, ripromettendoci di fare altri incontri usando questo titolo, no? Riscopriamo e valorizziamo i nostri talenti, magari con sindaco, se sarà anche lui, magari il prossimo, o Denis, proprio un incontro per voi, magari invitare anche dei giovani, perché sto vedendo che è stupendo. Ma anche di fare qualcosa per noi di una certa età. Ma allora, io vorrei dire fare qualcosa per noi, facciamo qualcosa per noi, non fare qualcosa. Io sono giovane, noi abbiamo pochi anni ormai. Dobbiamo metterci tutti. Non abbiamo niente. Questa è una cosa, questo è. Non c'è più niente, non c'è il centro, non c'è l'oratorio. Allora, parlo un po' della mia esperienza. Intanto parlare adesso è un po' più semplice perché ho potuto raccogliere importanti spunti. Uno spunto importante è che non c'è età per scoprire i propri talenti. Io qui conosco delle persone tra voi che anche in età avanzata hanno scoperto dei talenti. E li hanno messi in pratica. Sì, e li hanno messi in pratica. Chi ha scritto libri, chi ha imparato a fare le riprese cinematografiche, quindi offre testimonianze alla città che restano fisse, come questo incontro resterà stampato per sempre nella nostra memoria, ma anche utilizzabile e rivedibile. Quindi non c'è età per scoprire talenti. Quello che in parte traspariva da quanto ha detto Sabino e che secondo me è fondamentale è il ruolo della scuola, dell'educazione, ma soprattutto delle persone che hai accanto. Cioè nello sviluppo dei tuoi talenti, uno può avere i talenti, che qualsiasi talento, ma se non sei bravo te a estrapolarli da te stesso, devi avere accanto delle persone che ti permettono di usare questi talenti, ti permettono di fare cose anche magari che impegnano tanto e mettono in difficoltà l'altra persona, però questa persona ti ama a tal punto da spingerti a sviluppare i tuoi talenti. Quindi in un percorso di vita è fondamentale le persone che abbiamo al nostro fianco, dai genitori. I genitori, nel mio ruolo, io parlo sempre dei genitori, per il ruolo che ho. Io sono contento di non avere dei genitori tifosi, perché mi avrebbero rovinato. Io ho dei genitori che hanno sostenuto il percorso di vita che ho scelto. È stato un percorso di lavoro, è stato un percorso
amministrativo, di politica, mi hanno sostenuto, non hanno mai fatto i miei tifosi. Avessero fatto i miei tifosi mi avrebbero veramente rovinato, perché avrebbero esaltato un qualcosa di me anche in situazioni negative, e questo è sbagliato. E purtroppo al giorno d'oggi io vedo tanti genitori essere tifosi dei propri figli, e questo secondo me è sbagliato, perché li spingi nella direzione sbagliata tante volte, li spingi, li sostieni anche in comportamenti sbagliati, e gli esempi di giovani che nei quali si vede mancare l'appoggio della famiglia sono all'ordine del giorno, sono molto frequenti. Quindi io ho avuto veramente la fortuna di avere al mio fianco persone che mi hanno sempre sostenuto nelle cose che ho fatto. Vi racconto un aneddoto: la mia famiglia non ha mai fatto politica, io sono il primo della famiglia che ha seguito questo talento della politica. Per assurdo, di solito il figlio fa quello che fa il padre, cioè, di solito questo mito in Italia. Al contrario, sono i miei genitori a seguire quello che ho fatto io, interessandosi poi alla politica. Io se ho fatto politica è perché avevo un amico di famiglia, molto amico, che è una persona che sicuramente conoscete, che è il dottor Aurelio Dozio, che è stato sindaco di Meda negli anni 60, che mi ha insegnato l'amore per la mia città, mi ha insegnato cos'è la politica, quella, la politica bella, la politica vera. E io voglio pensare che quell'incontro da ragazzo, da bambino che ho avuto con questa persona, mi abbia poi influito nel sviluppare quel talento, perché secondo me è così. E come anziani non dovete abbattervi, è vero, lo dico io, è più facile per me perché sono ancora giovane. Perché vi ripeto, anche voi avete tanti talenti, avete tantissimi talenti, e coltivateli. Ci sono delle possibilità. L'Università della Terza Età è un importante modo per sviluppare i propri talenti o per conoscere i propri talenti. Ci sono la possibilità che offre, lo so che magari uscire la sera a volte è difficoltoso, però anche partecipare ad eventi culturali accresce la nostra idea di presenza sul territorio e idea di partecipazione. Ecco bene, e mi pubblicizzo un evento, quindi questo sabato 4 giugno 2022, questo al Museo Diocesano Carlo Maria Martini, e io ho letto Carlo Maria Martini perché è importante, perché noi lunedì andremo ad aprire al pubblico la casa delle associazioni dedicata proprio al cardinale Carlo Maria Martini. Era stata una scelta della loro amministrazione, di cui faceva parte Denis, e questa sarà un nuovo centro dove anche voi potrete andare, incontrare le associazioni del territorio, eccetera. Proprio mi è caduto proprio l'occhio su Carlo Maria Martini, una figura importantissima a cui abbiamo deciso appunto di dedicare la casa delle associazioni. L'importante è non buttarsi giù d'animo. Io sono d'accordo con Don Giulio, ne abbiamo passate, io ho 46 anni, in 46 anni sono passato dalla paura del nucleare quando ero bambino, quindi sono cresciuto con quella paura, alle crisi mondiali che ci sono state, al periodo della droga, che adesso è più forte di allora, è più forte di allora il pericolo della droga, ma allora era molto più, spaventava molto di più perché era meno conosciuto. Adesso abbiamo una crisi che più che altro è economica, la paura è economica, e il discorso sul ingresso dei giovani nel lavoro, tu hai ragione, è vero, non riesci magari a sviluppare i talenti, tant'è che io come presidente della provincia seguo AFOL, l'agenzia di formazione e offerta lavoro. Mi inorridisco quando sento le politiche attive del lavoro, cioè quando uno viene espulso dal mondo del lavoro, viene riformato per adeguarsi a un mondo del lavoro che è cambiato, quindi per riuscire a trovare posto in un altro settore merceologico.
ed è un po' una società che cambia. Quando io studiavo al Collegio Maderini, in terza media, mi fecero fare un test attitudinale. Adesso non si fanno più. Il test attitudinale ti diceva da lì a 5 anni quale poteva essere l'indirizzo scolastico che poteva portare magari a una sistemazione lavorativa. Perché c'era uno studio di mercato che ti diceva, guarda, l'agricoltura in quel periodo potrebbe essere il campo da seguire. Non è più così, perché nei 5 anni di superiori la società, il mondo lavorativo cambia talmente in fretta che la scelta che hai fatto in terza media di andare in una determinata scuola, finito quel termine di quel ciclo di studi, può essere completamente diversa, perché la società cambia a seconda anche degli eventi. Abbiamo visto come sta cambiando con la pandemia, come è cambiato dalla pandemia, come sta cambiando adesso con il caro materiali. Cioè, noi abbiamo l'assurdo che abbiamo tanto lavoro ma non abbiamo i materiali per far lavorare la gente e costruire ciò che è richiesto dal lavoro. Quindi veramente è un mercato del lavoro che non è più leggibile come una volta, non è più interpretabile prima e quindi indirizzabile. E questo è un problema che i giovani dovranno affrontare e sarà un problema difficoltoso, perché vuol dire sicuramente sacrificarsi maggiormente, mettere da parte i talenti e mettere da parte anche gli studi, perché magari gli studi che hai fatto poi a contatto col mondo del lavoro non vanno bene. Quindi è una società più complessa sotto certi aspetti, ma non diversa da molte altre epoche che abbiamo vissuto. Qualcuno di voi ha vissuto l'epoca post-bellica. Beh, penso che non fosse, forse non era così peggio di quella che stiamo vivendo oggi. Quindi grazie ancora veramente per aver speso questa mattina ad ascoltare testimonianze veramente importanti. Io concludo questo giro di interventi e innanzitutto mi sono trovato molto sul percorso di Sabino, no? Quando dice quelle inquietudini, io come dire, l'ho tradotta in curiosità. Siamo curiosi, è quello che ci muove, la curiosità di un incontro che non rimanga un incontro formale ma che vada oltre l'apparenza. E questo è un po', come dire, è il motore che ci fa agire, Quindi io sono ancora in attività, lavoro per una grande azienda di telecomunicazioni italiana e tanti anni che lavoro lì, da quando ero giovane. Però all'interno anche di questa azienda molto strutturata, con i problemi che diceva Sabino, perché incontri persone che non hanno quello sprint, incontri anche persone che ce l'hanno, e faccio un percorso. Ho sempre cercato comunque di mettermi in gioco, no? Pur rimanendo nella stessa realtà, proprio con questo spirito di curiosità. Curiosità di incontrare, di capire meglio cosa ci sta dietro, no? E questo è un aspetto che condivido tantissimo. E un'altra cosa che condivido è il talento, gli incontri sono fondamentali nell'esperienza di ognuno di noi, no? E quello che dico dei talenti. Un talento è anche semplicemente non averlo per se stesso, ma anche la condivisione. Io ritengo che la condivisione sia il più grande talento. Quello di poter condividere è uno sforzo, come dire, è un impegno a mettere a disposizione degli altri e ricevere dagli altri. Quindi la condivisione è proprio quello. E ricevere anche dagli altri quello che hanno da dire, quindi mettersi in ascolto. Questa cosa è, diciamo che
mi ha permesso negli anni poi di fare quello che si dice da cosa nasce cosa, no? E quindi mettermi, come dire, in gioco e senza sapere, cioè si mette anche da parte quelle paure, dice sarò capace, sarò in grado di affrontare questo impegno che mi viene chiesto. Ecco, questo grazie anche a degli incontri che ho fatto mi ha permesso di dire beh, proviamoci, poi passo passo, senza guardare un'idea che ho molto presente, perché quando tu affronti un impegno vedi una montagna davanti a te, no? Cioè una cosa per la quale io dico dove voglio arrivare, non vedi l'inizio e la fine, non hai un po' disorientato, e allora siccome mi piace andare anche in montagna, mi guardo i piedi e passo passo io riesco ad arrivare al momento, no? Poi mi guardo indietro, vedo il percorso fatto e li posso apprezzare, no? Però ecco, non spaventandomi di quello che ho davanti, perché se vedi una montagna quello ti paralizza. E per questo motivo devo dire che il percorso lì di questi ultimi due anni, io lavoro, ho fatto smart working, quindi ho lavorato da casa per due anni e dopo due anni, forse stiamo uscendo, speriamo, c'è un po' più di libertà, ma è rinata in me la voglia proprio di rimettermi in gioco, di avere ancora delle relazioni, perché in questi due anni vi assicuro che facendo questa attività, che comunque ho portato avanti il mio lavoro benissimo, non è che mi ha risentito il lavoro in se stesso, però le relazioni a viso con le persone, quello sì, mi hanno proprio come dire, svuotato, no? E il rischio è anche quello di come dire, di richiudersi in se stesso, no? Perché sì, parli di lavoro, fai le due parole, ma non vedi le persone, non ne cogli gli aspetti anche come dire, visivi, no? Quegli atteggiamenti, quel linguaggio del corpo che è fondamentale per capire lo stato d'animo di una persona. E niente, quindi per questo motivo ho cercato la proposta del parroco di essere di fare un po' responsabile della Caritas, proprio per incontrare, come questa mattina, così, per avere questo momento bello, un tempo molto profondo di confronto. E così, niente, questo è quello che volevo dire. È un incontro importante, un aspetto di fede, questo punto, lasciatemelo dire, un incontro molto importante che ho avuto è proprio con un sacerdote che ho conosciuto 15 anni fa, che mi ha permesso di, oltre di riavvicinarmi alla fede, anche capire che la fede non deve essere chiusa dentro le mura di una chiesa, la fede deve armare braccia e gambe. Quindi mi ritrovo perfettamente quello che dici tu, Sabino, cioè la nostra fede che deve essere manifestata anche in tutti gli ambiti, anche nel lavoro, ma senza proclamarla, ma in quello che facciamo. Io chiudo, poi mi sto dilungando un po' troppo, negli ultimi tre anni ho cambiato attività sempre all'interno dell'azienda in cui lavoro, una città molto più commerciale, quindi con persone, con colleghi più orientati, come dire, più ambiziosi, no? Alla carriera, poi il commerciale tende a vendere, per cui improntati più a quello che è l'aspetto economico, no? Il profitto, il business, no? Io passo passo sto notando che dopo tre anni i miei colleghi stanno imparando a conoscermi per quello che sono, no? Quindi stanno valorizzando in me le mie qualità professionali anche, ma non solo, ed è quello fondamentale. Quando si riesce a
far capire e a trasmettere che i nostri talenti non sono solo capacità professionali che uno può imparare, ma c'è qualcosa che sta dietro, anche in una piccola frase, nell'ascoltare anche il collega in uno sfogo, ecco, secondo me è un buon risultato e ne sono soddisfatto. Grazie. Ringraziamo Sabino, ringraziamo Luca, ringraziamo Denis, ringraziamo il signor Franco e Carlo. E adesso ci accomodiamo in chiesa. Due soldi a volantino. Sì. Qui c'è un volantino, lo faccio. Un viaggio del Gargano Matera dal 20 al 25 giugno e sabato 4 giugno al pomeriggio la visita alla mostra La Passione al Museo Diocesano Carlo Maria Martini. Concludendo, diamo una pergamena a Sabino per la sua disponibilità di aver partecipato a questo incontro. Lascio la parola a Carlo che chiude. Questo progetto con l'obiettivo di creare nuove opportunità per il futuro dei nostri giovani. Firmato Monsignor Franco Cecchini, assistente diocesano, Alba Moroni e Carlo Rigatti, responsabile diocesano, Monza 23 aprile 2021. Che ringraziamo e salutiamo e Don Giulio che è già andato a preparare. Grazie a tutti voi e buona giornata. Ce l'avete nello vecchio? Sì. Ok, allora vediamo il ritornello del Salmo responsoriale. La pietra scartata ora è pietra angolare. La pietra scartata ora è pietra angolare. Quindi ogni strofa ripetiamo. L'alleluia. È così. Alleluia. Oppure no, facciamo questa che è più facile. Alleluia, alleluia, alleluia. Oppure quello normale. Allo spezzare del pane. Mio re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. Con voi. Io ho insistito tantissimo che precedesse Monsignor Bruno Molinari, che è stato mio vicario episcopale quando ero a Varese, e ho dovuto obbedire, quindi, perché io di fronte alle autorità io mi inchino.
questo momento è un momento intenso, questa giornata, e stiamo vivendo liturgicamente il sabato, che è interessante, in albis per la deposizione in veste battesimali per chi ha fatto il battesimo da adulto, e ci porta veramente a dire grazie al Signore di questo cammino che stiamo facendo, ma iniziando questa celebrazione, mentre diciamo grazie a Dio Padre che nella pienezza dei tempi ci ha dato suo Figlio pieno del suo amore, ci sentiamo però inadeguati perché non sempre abbiamo risposto a nome di tutti attraverso suo Figlio Gesù, chiediamo perdono. Gesù, tu che sei nostra vita, Kyrie eleison, Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua dolce immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio della Madre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo che le feste pasquali celebrate in questo tempo ci sostengono nel nostro cammino verso la gioia senza fine. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Leggi nel nome del Signore. Lettura degli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro disse al popolo, uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo e perché continuate a fissarci come se nostro potere o la nostra religiosità avessimo fatto camminare quest'uomo? Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo. Voi invece avete rinnegato il Santo, il Giusto, e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti. Noi ne siamo testimoni. E per la fede riposta in Lui, in nome di Gesù, ha dato vigore a quest'uomo che voi vedete e conoscete. La fede che viene da Lui ha dato a quest'uomo la perfetta guarigione alla presenza di tutti voi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. La pietra scartata ora è pietra angolare. Per te il silenzio e l'odio, Dio in Sione. A te si sciolgono i voti. A te che ascolti la preghiera viene ogni mortale. La pietra scartata ora pietra angolare. Beato che hai scelto perché ti stia vicino, abiterà nei tuoi atri. Ci sazieremo dei beni della tua casa, delle cose sacre del tuo tempio.
con i prodigi della tua giustizia tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza. La pietra angolare, pietra angolare. Gli abitanti degli estremi confini sono presi da timore davanti ai tuoi segni. Tu fai gridare di gioia alle soglie dell'Oriente e dell'Occidente. La pietra scartata ora viene angolare. Leggi nel nome del Signore. Prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Carissimo, raccomando prima di tutto che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. Questa è cosa bella e gradita al cospetto di Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Uno solo, infatti, è Dio, e uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l'ha data nei tempi stabiliti e di essa io sono stato fatto messaggero e apostolo. Dico la verità, non mentisco, maestro dei pagani nella fede e nella verità. Parola di Dio. Così si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo ed altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: io vado a pescare. Gli dissero: veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero: no. Allora egli disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli, invece, vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: venite a mangiare.
e nessuno dei discepoli osava domandargli «Chi sei?», perché sapevano bene chi era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane, lo diede loro e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Sono molto emozionato e ringrazio di questa giornata che sto vivendo con voi questa mattinata, con la conclusione della celebrazione che ci dà la capacità di prendere dentro le dimensioni fondamentali per poi essere gente mandata da Lui. E ringrazio perché dopo la benedizione finale do la parola a Monsignor Bruno Maurinari, al nostro responsabile Carlo, assieme al saluto anche dell'Lab. Ecco, io ringrazio in questo momento Aldo Beta, Cesano Manzoni, tutti voi e anche e soprattutto dell'ingegner Sabino Illuzzi, perché mi dà la capacità di brevissimamente riprendere i tre brani della scrittura che la Chiesa ci offre in questo settimo giorno dell'ottava di Pasqua, con le sottolineature che avete messo in evidenza dell'attenzione alle persone e alle persone in una capacità di relazione. Non so se avete notato, le tre letture che abbiamo ascoltato emergono tre persone ben precise, con una loro storia. Parto dal brano del Vangelo, perché questo brano in questa ottava ci riferisce l'ultima apparizione di Gesù risorto ai suoi apostoli. Ma chi ha la capacità di riconoscere il crocifisso risorto? L'apostolo prediletto, Giovanni. Impariamo ad avere un'intimità profonda che ci dà la capacità di percepire nel momento che viviamo, in queste situazioni concrete, a volte cruciali, grazie, opportunità per comunicare che Gesù è in mezzo a noi, che se gli diamo la parola e ascoltiamo la sua parola, la nostra vita diventa meravigliosa. Secondo personaggio, fratelli maggiori, sia Giovanni, prendo dalla prima lettura, Pietro, il quale, avendo ricevuto lo Spirito Santo, nel nome di Gesù c'è un mendicante, chiede, non ho niente, alzati! Nel nome di Gesù, e questo cammina e diventa l'occasione dell'annuncio che Cristo è davvero risorto. O noi, discepoli del Signore, con la nostra età, voi cari sorelle e cari fratelli, io ho 79 anni, volete una piccola parentesi? Oggi sono 72 anni che ho fatto la prima comunione con Don Primo Mazzolari. E a 6 anni i miei genitori mi portavano in chiesa a Bozzolo, nella chiesa di San Pietro. Esprimo a mia mamma il desiderio, voglio fare la comunione, vado da Don Primo e Don Primo dice: mamma Rosa, se io permetto a tuo figlio che ha 6 anni, devo permettere a tutti, vieni a casa,
Io non contento, mia mamma mi porta da un primo nel suo studio, mi guarda e mi dice: se sarai bravo, ti prepari bene, il 23 marzo 1950 riceverai Gesù. In quel momento, quando ho ricevuto Gesù nell'Eucaristia, mi è nato il desiderio di essere come Don Primo. Non so se sono come Don Primo, ma prete lo sembro. Ma chiudo, torno a Pietro e diventa l'occasione per annunciare. Sorelle, fratelli, se noi abbiamo la capacità, con l'età che abbiamo, di porre gesti di benevolenza che responsabilizzano, diventa l'occasione dell'annuncio. Terzo fratello maggiore, è la seconda lettura. Saulo, Pietro, Paolo, Paolo. Cosa dice questa testimonianza? Egli è data nei tempi finiti. Io sono stato fatto messaggero e apostolo, dico la verità, non mentisco, maestro dei pagani nella fede e nella verità. Mai come in questo momento in cui l'interdipendenza nella coronavirus, ma anche nella guerra dell'Ucraina, ma anche ci sono ben 30 zone dell'Inghilterra che è presa dentro da violenze, sentiamo il bisogno di percepire la terra connessa. Fratelli e sorelle del medesimo Padre, fratelli, rispondiamo: ascoltaci, Signore. Per la Chiesa in cammino nel tempo, aprendosi al mondo, sia fedele al mandato missionario che il tuo Figlio Gesù ha affidato, continuando a camminare nel cuore la tua parola di salvezza, ti preghiamo. Per la Chiesa di Milano e per tutte le comunità di rito ambrosiano, fondandosi unicamente sulla roccia sicura della tua parola, sappiano superare le difficoltà della pandemia, della crisi economica e della guerra, ti preghiamo. Per i popoli oppressi dalla miseria, provati dalla violenza e lacerati dalle guerre, la solidarietà delle nazioni soccorra quanti sono nel bisogno e garantisca un futuro di pace e serenità a tutti gli uomini, ti preghiamo. Per il nostro movimento, perché il 50° di fondazione diventi un'opportunità di grazia per la riscoperta e la valorizzazione dei talenti di ognuno e stimolo al rilancio per far fronte alle sfide della società attuale, ti preghiamo. Per tutti noi, perché sappiamo essere strumenti responsabili di riconciliazione e di pace nelle difficoltà e nei piccoli conflitti a volte presenti nel nostro quotidiano, e ci prodighiamo per il benessere di chi si trova nel bisogno, ti preghiamo. Per i tanti volontari nel mondo si prodigano per alleviare le sofferenze di chi è colpito dalla guerra, perché trovino sempre slancio ed entusiasmo dall'esempio di Cristo, ti preghiamo. Per le giovani generazioni, perché il loro cammino di crescita sia sostenuto con amore e verità all'interno delle famiglie e la presenza dei nonni, come quelle degli anziani, sia da loro accolta come linfa feconda per il loro futuro, ti preghiamo. Per tutte le amiche e gli amici del movimento che si hanno preceduti nel cammino della fede e hanno saputo aprire il loro cuore ai fratelli, accoglili, Signore, nella tua vita trinitaria, dove anche noi, con l'aiuto di Maria e del tuo Santo Spirito, speriamo un giorno di essere accolti, ti preghiamo. Ascoltaci, Signore.
Dio forte ed eterno, che lo Spirito Santo ci insegna a invocare con il nome di Padre, donaci un cuore sincero di figli, perché vivendo nella fedeltà del tuo servizio possiamo giungere all'eredità promessa per Cristo nostro Signore. Amen. Nel nome di Gesù davvero risorto, scambiamoci un segno di pace con un inchino, un sorriso di incoraggiamento. Padre clementissimo, accetta questo pane perché diventi per noi il corpo di Cristo, tuo Figlio. Amen. O Padre clementissimo, accetta questo vino perché diventi per noi il sangue di Cristo, tuo Figlio. Amen. Credo e non sono Dio. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo e non sono Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato da Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, creato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo, e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per loro e sottoposto il malato, morì e risuscitò. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, e salendo dal cielo, alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria e a giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo in uno Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è elevato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Accetta, o Padre, le preghiere e le offerte che ti presentiamo, perché unendoci alla celebrazione del mistero pasquale possiamo avere parte alla vita eterna per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Renderti grazie sempre, qui in ogni luogo, a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, e manifestare la nostra gioia soprattutto in questo tempo che ci chiami a rievocare con rito solenne i giorni della nostra salvezza e il mistero della tua misericordia per noi. Oggi dissipate le tenebre della schiavitù antica, diventiamo figli della luce e uomini e donne liberi. Sciolti da un impaccio che ci lega alla terra, camminiamo gioiosi verso il regno dei cieli. Riconoscenti e ammirati per questo disegno di amore, unite gli angeli santi, eleviamo a te, o Padre, l'inno di lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio sono pieni della tua gloria.
veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente la passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo gli rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Crucifisso con la tua croce e la tua risurrezione, salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare nella tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione, il corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, Sant'Ambrogio, San Giacomo, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Parole di Gesù. Quello che chiederete al Padre nel mio nome, egli vi concederà. Tra poco recitiamo la preghiera che ci ha insegnato il Signore Gesù e diamo voce a tutti i popoli della terra, perché possiamo essere aperti e l'amore grande, perché ci sia riconciliazione, capacità di attenzione, di dialogo, di pace. Insieme osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri d'ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu la potenza e la gloria di secoli.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. E con il tuo spirito. Ecco Gesù, l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Possiamo essere il nostro meglio di partecipare alla famiglia, ma ci sono tanto una parola che Gesù sono salvato. Santo Dio mio Re, noi in eterno amen. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. Il Signore è degno di ogni lode, non si può misurare la sua grandezza. Preghiamo. O Dio, che ci hai nutrito al tuo convito di grazia, donaci di avere una fede viva e sicura e di trovare sempre a questa mensa gli aiuti per l'eterna salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per l'intercessione di Maria Vergine, i nostri santi patroni Ambrogio e Carlo, discenda su di noi, sui nostri cari, su tutti i componenti del movimento della terza età della diocesi di Milano, sulla Chiesa ambrosiana, quella universale, sulla bella Italia, sull'Europa, sul mondo intero, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Diamo la parola, seduti, a Monsignore e poi al Carlo. Le parrocchie del nostro decanato sono 26. Io ho contato, siamo rappresentanti di ogni parrocchia, come numero si intende, quindi portiamo qui tutto il nostro decanato di Seregno Seveso in questo momento, in questa mattinata, in questa celebrazione di rendimento di grazie. Di questi 26, 3 fanno parte di un cosiddetto gruppo Barnaba, i due qui davanti e il sottoscritto. Il gruppo Barnaba sta preparando nel cammino sinodale l'assemblea sinodale del nostro decanato e prende questo nome dal fatto che quando Barnaba, uno dei primi successori degli apostoli, va nella chiesa e vede all'opera la grazia del Signore, si rallegrò perché vide all'opera la grazia di Dio, dello Spirito. Ecco, io credo che compito nostro è quello di rallegrarci perché nel nostro cammino di vita, il cammino di vita del movimento Terza Età, abbiamo veramente visto la grazia di Dio all'opera. Possiamo ricordare, possiamo far memoria grata davanti al Signore, nella nostra preghiera, davanti ai nostri fratelli, in una testimonianza semplice ma convinta e convincente di quello che di bene
abbiamo potuto vedere nei nostri anni. Siamo tutti giovinetti, quindi possiamo raccontare molto del bene che abbiamo visto lungo il nostro itinerario di vita, del bene che anche il Movimento Terza Età ha fatto, sta facendo e farà, e continuerà a fare dopo 50 anni di bel servizio, di onorato servizio alla Chiesa, dentro il solco degli insegnamenti pastorali dei nostri vescovi, dentro la fede di popolo della nostra comunità ambrosiana. Ringraziamo il Signore per questo, e in questo ringraziamento allarghiamo appunto la gratitudine a Monsignor Franco, che ha presieduto questa Eucaristia, a tutti coloro che hanno dato la loro parte di contributo nell'organizzazione di questo momento di memoria, di gratitudine, di ringraziamento. Buon lavoro a tutti voi nelle vostre parrocchie. È sempre bello per noi del Consiglio Diocesano poter incontrare i diversi gruppi nelle sette zone pastorali. Ringrazio voi di aver organizzato questo incontro, di averci dato l'opportunità di incontrare un amico che ci ha parlato e più che altro ci ha aperto il cuore, ci ha detto quella che è stata, quella che è la sua esperienza nella vita di ogni giorno, e come in questa esperienza della vita di ogni giorno, che è una vita professionale, una vita amicale, una vita di coinvolgimento, come queste cose in tutta semplicità e umiltà lo fa come risposta a una serie di doni che il Signore gli ha dato. Ringraziamo di questo il Signore Gesù. Grazie. Grazie. Aldo Meda, se vuoi dire un salutino, forza, una piccola cosa, dopo sentiamo Cesare Manzoni, poi concludiamo. No, concludiamo. Vedo che, ma non siamo stati lunghi, no? Ma soprattutto c'è stato Gesù che ci ha dato una carica. Ringrazio tutti voi che avete partecipato questa mattina, in particolar modo Sabino, anche Denis e il Sindaco. Io mi auguro che questi incontri vadano avanti, non siano estemporanei così uno e basta, ma continuino, e continui anche tutta la nostra attività. Ci sarà modo di trovarci anche a livello di canale, cioè ci troveremo magari la donna Monsignor Molinari a fare qualcosa, a vedere di fare qualcosa anche a livello del canale, non solo di comunità pastorale o di parrocchia. Grazie a tutti voi. Concludo prima di andare in missione, a nome vostro dico la preghiera degli anziani, ci alziamo in piedi. Insegnaci, oh Signore, a stupirci per ogni creatura. Insegnaci, oh Signore, a stupirci per ogni bambino che cresce. Insegnaci, oh Signore, a stupirci per ogni giovane che è appassionato della bellezza. Insegnaci, oh Signore, a stupirci per ogni adulto che è incamminato sulla via dell'amore vero. Insegnaci, Signore, a stupirci per ogni anziano che prova la gioia di regalarci la sapienza del cuore. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Gesù. Regina celile, tale, alleluia. Qui l'organizzazione. Allora,